Guagnù, bentornati in un nuovo video. Oggi vedremo assieme le migliori nuove evoluzioni dei due nuovi slot usciti, uno per gli attaccanti centurioni e uno per i trequartisti centurioni. E vi dico già che c'è un trick molto interessante, quindi rimanete a guardare il video per scoprirlo. Prima di iniziare però lasciate un like, un commentino con scritto quanto state in Weekend League in questo momento e soprattutto iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere nessun video. Poi c'è mai diventato della draga, sto posto uscire qua, non mai diventato troppo forte, ma vesci tutte le parti. Ciao. Evoluzioni di quest'oggi: Centurion Strikers, quindi attaccanti Centurions e trequartisti Centurions. Sia in un caso che nell'altro sono tre livelli da completare. Allora, nel caso degli attaccanti, che sono gratis, quindi non c'è bisogno di pagare come starete vedendo in questo momento, abbiamo praticamente un massimo di overall 84 da poter inserire. Posizione deve avere come posizione l'ATT all'interno della carta, massimo 83 di velocità, massimo 86 di fisico, 9 playstyles massimo, quindi vabbè, non ho mai visto uno con più di 9 playstyles. E ricevono come upgrade quando completate tutti e tre i livelli rapid come playstyle più 3 di overall, alto come work rate in attacco, più 7 di velocità, più 2 di passaggio, più 3 di fisico, più 3 di tiro e più 2 di dribbling. Quindi questo è per gli attaccanti, secondo me una bomba. Per quanto riguarda i trequartisti, costa 150.000 crediti o 20 euro che sarebbero 2.000 FIFA points. Io non lo consiglio perché non ci sono carte top da evolvere, ma soprattutto perché costa così tanto non ci sono carte top. Però qualcuna l'ho tirata fuori, ve le farò vedere dopo. Overall massimo 83, posizione deve avere il trequartista nella carta, 82 di tiro, 82 di passaggio e di velocità, 85 di dribbling, 70 di difesa, massimo 7 playstyles, ti dà più 1 nel piede debole, incisive pass come playstyles, pinged pass come playstyles, long ball pass come playstyles, che praticamente sono i tre top per un giocatore che deve passare la palla, più 4 di overall, più 6 di velocità, più 6 di passaggio, più 6 di tiro e one more che non vedo. È più 6 di dribbling, l'ho detto? No, più 6 di dribbling pure, quindi tanta roba, però non ci sono chissà che carte onestamente, poi lo vedremo. Partiamo dagli attaccanti, quelli ciotti, quelli che ci piacciono, l'evoluzione top. La prima ce la vedete, la prima ce l'avete qua davanti agli occhi, che è quella di Depay. Ragazzi, Depay che arriva a 87 perché si becca un più 3, più quelli Oriente che magari avete fatto che vi arriva 87, più una qualsiasi carta di Griezmann, è un triangolo che te lo metti lì, non te lo smuove nessuno. Raga, questo sì, ci avrà pure il 3 di debole, ma diventa una bestia. Ogni anno Depay ha delle carte molto interessanti e quest'anno con questa lo diventa definitivamente. Potete tirare anche dalla distanza col mancino con lui, eh. Guardate i passaggi, anche COC lo potete mettere. Lo potete mettere a D. E poi vabbè, stamina, sì, è l'unico vero difetto che trovi in questa carta, è la stamina insieme al 3 di debole, ragazzi, ma vi crea un triangolo eterno, praticamente, il tipo i doni della morte. Lui è la bacchetta, Llorente è il mantello e Griezmann è la pietra, quindi niente da dire. Altri, me ne sono segnati un bel po'. L'altro è lui, Gnabry. Ragazzi, cioè, secondo me diventa più forte di Depay. Guardate che cartone. Guardate che cartone, guardate quanto diventa veloce, guardate la finalizzazione, la potenza tiro, potete tirare da dove vi pare, guardate l'agilità, questa carta, allora vi dico questa carta anche se io non uso la Bundes perché non mi piace molto, non mi riscalda il cuore come campionato eccetera eccetera, io probabilmente lui sto pensando di farmelo a prescindere, non lo so raga, è impressionante, però in realtà c'ho una chicchetta degli attaccanti che penso che farò, che mo vi faccio vedere alla fine degli attaccanti, quindi rimanete, lasciate un like ora per questa carta che vi farò vedere perché non avete idea, io sono impazzito quando l'ho vista. Sono segnato sempre negli attaccanti, vabbè, azione bug che vi avevo detto, non è un bug in realtà, è un piccolo trucchettino, quindi se ne andiamo a prendere quel fenomeno di João Pedro, che so che è estinto, se provate a snipararlo però vi esce, João Pedro lo prendete e praticamente se fate il Trailblazer Strikers, che era quello del scorso gruppone, non mi ricordo se a pagamento, che era quello a pagamento per 50.000 crediti o 1.000 FIFA points, dopodiché da 84, dopo che lo fate diventare 84, lo mettete in Centurion Strikers, vi diventa 87, che vuol dire essere al pari della carta Europa League, che sta però praticamente 400.000 crediti, che tra l'altro ora sei curioso di vedere
se sta crollando come prezzo per via di questa evoluzione, però in generale diventa fortissimo. Anche lui sto pensando di farlo più di Gnabry, onestamente, perché diventerebbe il nostro finale. Guardate che carta. Amici miei che hanno avuto la sua versione Europa League hanno detto che è al pari di Mbappé. L'unica cosa che non ha rispetto a Mbappé è la quinta stella skill. Qua ne ha 3, quella ne ha 4, quindi quella è molto meglio Europa League da quel punto di vista. Però ragazzi, questo fa il panico, farebbe il panico lo stesso. Sempre rimanendo in tema di Joao Felix o du Barcia Longi, lui vi diventa un 84, diventa molto forte, 5-4, diventa una carta bella bella fastidiosa, finalizzazione normalissima, niente di che, nella media, anzi anche un po' bassa. Forte, diventa forte, però perché non, diciamo, vi dico sì, se lo volete fare fatelo, perché comunque portoghese, Barcellona, top club, top nazionalità, è ottimo per ibridare, eccetera eccetera, quindi lui, Cancelo, con un Arauco, con un Koundé, con Lewandowski, vi danno una mano. Perché vi dico di non farlo? Perché probabilmente se esce NIF di sto Depay, probabilmente lo buttano direttamente a 83-84, quindi onestamente non so quanto ne valga la pena, solo per questo motivo, non perché non sia forte, perché come carta è ottima. Non vi ho detto quante partite ci vogliono per fare questa evoluzione. Richiede praticamente 5 vittorie in squad battles e o rivals champions in difficoltà esperto forse, poi 10 vittorie sempre in battles o rivals eccetera eccetera, dove segni 5 gol, di fare almeno un gol con il tuo giocatore tra i titolari ovviamente in battles eccetera eccetera eccetera, e giocare 5 FUT Champions match con questa carta qui. Ora credo valgano sia le qualifiche che le finals, perché non è specificato. Lisca, ragazzi, che è 4-4, diventa un mostro. Vabbè, se avete questa evoluzione potete fare questa evoluzione, quindi vi diventa poi 86, altrimenti vi diventa un 84. In entrambi i casi, secondo me, diventa un'ottima carta. In entrambi i casi, guardate qua nel caso peggiore, se non avete quello slot, che era uno slot iniziale, non so se sta ancora, tra l'altro, penso di sì. Colui tira a giro, trivela, quello che volete, dribbling, passaggi no. Però molto buona, l'unico problema è la stamina che vedo, quindi, però, se avete questa invece vi diventa altrettanto fortissimo. Isaac diventa molto 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 interessante. Isaac, finalizzazione ottima, veloce, all'agilità, a tutto, diciamo. Se vi piace questo tipo di giocatore ve lo consiglio, 4-5 alto in attacco, un ottimo attaccante. Il problema suo è il fisico, perché è un body type veramente snello, gli hanno messo in game un body type davvero snello. Questo è bello, Trossard, diventa interessante, guardate quanto gli prende l'accelerazione, 88 di velocità, finalizzazione molto buona, questo qua lo farei però per poi farlo giocare sulla fascia, e dribbling fuori di testa, ma diverso da loro. Ultimo, che era la chicchetta che avevo detto, che quando l'ho visto ho strabuzzato gli occhi, Serie A, Caramo, ragazzi, Caramo, guardate che cartona diventa. Ovviamente ha senso se vi andate a fare il Trailblazers Strikers, altrimenti no, se no diventa solamente 77-76, quant'è che diventa. 4-4 alto in attacco francese, Serie A, diventa una bestia. 90 di elevazione, guardate l'agilità, dribbling, controllo palla, velocità, finalizzazione, diventa una cartona divertente e forte, secondo me. Divertente e forte, quindi alto 1,85, 18, quindi una quarantina di partite, tutti qua, tutti per arrivare a questo Caramo, però raga, 40 partite sono una mezza giornata, due giorni se vi mettete, quindi volendo, se si ha la voglia, la forza di volontà, si può fare. Ora, finiti gli attaccanti, passiamo ai trequartisti che non mi esaltano. Battisti, se non sbaglio, anche qui stesso numero di partite, sì, 5, 10, so 15, 20, sì. Ovviamente che dovete fare assist più che gol, perché ovviamente per i trequartisti. Il primo ce l'avete davanti, Lee Kang-in, perché è fortissimo, diventa fortissimo. PSG, Lee Gun, sì, è coreano, però buono per ibridare magari un Son, un Kim, quindi ci può stare. E vi diventa un cartone, vi diventa velocissimo, diventa 4-4, tutti i playstyles migliori per essere un trequartista, quindi ragazzi, che dire. Poi ce ne sono solo altri due, onestamente, che mi hanno ispirato. Uno non c'è qua ed è Paquetá,
secondo me diventa molto molto interessante. Evolutions diventa 85, lui c'ha un bel body type 5.5 alto alto, è un cartone secondo me per 150.000 brasiliano della Premier League. Premier League è carente in quei ruoli, non ne ha tantissimi, se ne ha sono super costosi, 20 euro 150.000 crediti per lui secondo me possono valere, carta completissima, lo rende questa evoluzione lo rende proprio perfetto secondo me. Pensateci. Ah, Havertz a me è un giocatore che piace tanto, vi diventa 87 se avete il Founders Evolutions, altrimenti vi diventa un comodissimo che sta attacking mid 86 4-5 con un'ottima finalizzazione, passaggi, vabbè, dribbling, ciao. Bel body type, snello, passa in mezzo ai giocatori, porta benissimo palla, perché l'ho utilizzato quest'anno inizio gioco, quindi bello. L'unico cosa è il normale, che lo fa essere un po' ovunque, quindi magari un po' vi perdete dalla posizione COC, però è fortissimo. Questi erano i giocatori che vi consiglio per questo slot, per questi slot evoluzioni. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi aspetto sotto nei commentini, noi ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando iscrivetevi e lasciate like. Ciao a tutti, ciao ciao.